Tanti auguri a te, tanti auguri Giancarlo, tanti auguri a te. L'immancabile brindisi con gli amici, le foto con i passanti. Per i suoi 92 anni Giancarlo Gentilini si è regalato quello che ama di più, un paio d'ore tra la gente, il suo popolo, come chiama i trevigiani. Qual è il segreto per arrivare a 92 anni così? Vedi, non approfittare mai delle proprie forze, centellinare nella vita, ma bisogna avere dentro a se stessi una carica vitale che forse è uno dei presupposti della stirpe del Piave. Buon compleanno! Ecco, grazie, vedi, gli estremi si toccano e quindi c'è un momento in cui le diatribe le buttiamo giù, cioè, nel sile. Appunto, e adesso invece è un momento di felicità. Al quartier generale dello sceriffo davanti a Cassugana arriva l'assessore Sandro Zampese e pochi minuti dopo anche Mario Conte. Signor sindaco, auguri! Auguroni al nostro sceriffo. L'allegria di un nuovo straordinario traguardo, poi Gentilini si fa serio e dedica un pensiero alle ostesse storiche di Treviso. Mancano due persone care che hanno segnato la storia della città di Treviso, la Beppa e la Ettorina. Ogni anno erano qua, ma quest'anno ci benediranno dal cielo azzurro. Ecco. E la rappresenta. Vista anche la sua età, Gentilini è stato tra i primi a vaccinarsi contro il Covid e su questo tema non ha esitazioni. Il vaccino deve essere obbligatorio. Quando c'è una legge sono soltanto le forze dell'ordine pubblico che devono presiedere e quindi libertà assoluta di entrare in tutti i locali e chi viene trovato in fallo dalle forze dell'ordine va penalizzato. Allora vedrai che tante cose si calmeranno.